Sono Anna Mazzanti, insegno presso il Dipartimento Design Storia dell'Arte Contemporanea. La scelta di questo titolo, Arte Contemporanea e Spazi, per il corso, tocca un tema nevralgico e di base per l'arte attuale, scesa da tempo dalle pareti dei piedistalli per diventare progetto complesso nello spazio, o meglio negli spazi. Innanzitutto, pongo a premessa una domanda. Che peso ha per uno studente di design seguire un corso teorico dedicato a una disciplina diversa, seppur affine alla storia dell'arte contemporanea? Per un designer, qualunque sia la sua specificità, è importante nutrire l'immaginazione, raccogliere stimoli da quelle esperienze espressive più libere, spesso non soggette ad esigenze progettuali. Quanto può generare una disciplina come la storia dell'arte, allora? Un bagaglio culturale fondamentale senza essere direttamente connessa con le competenze pratiche di apprendimento design. L'arte è tale in quanto fondata sulla libertà espressiva e inventiva, quanto può apportare profondo beneficio alla progettazione, segnandone al contempo la differenza di fondo. Veniamo al titolo del corso, Arte e Spazio. Aggiungo spazio interno e spazio esterno, pubblico e privato, un tema ampio che può rispondere alle molteplici declinazioni design. Pensiamo all'interior design, che proprio in questa scuola, grazie alle pratiche e alle intenzioni di molti designer che vi hanno insegnato, da Branzi a Crespi a De Lucchi, è sempre stato inteso come attività creativa anche fuori dagli edifici, come interior city, design di interni urbani. Da quando l'arte non è più semplicemente genere pittorico o scultorio, per intenderci, o lo spazio arte da Fontana in avanti, le distanze tra le due discipline si sono assottigliate molto. L'arte si è messa a progettare mondi ulteriori, mentre i progettisti giungono talvolta a esiti inimmaginabili grazie a una buona dose di follia e inventività artistica. Importante che il designer che si occupa della progettazione di spazi, di oggetti, di relazioni, fino ai comportamenti e agli abiti, abbia cognizione di cultura artistica e possa riflettere, stimolato da processi e manifestazioni artistiche. Dunque, il corso propone l'analisi delle relazioni che si generano tra arte contemporanea e spazio lungo i termini cronologici che interessano la disciplina, cioè tra XIX e XXI secolo. Quindi, dallo spazio inteso come rappresentazione, si passerà a considerare lo spazio come cornice scenario, come interazione progettuale o ambientale e persino sociale. Già questi sono filoni trasversali alla cronologia, complessi, sui quali non basterebbe un corso per riflettervi profondamente. Per dominare il tema e per offrire agli studenti angolature varie di meditazione, si è scelto di concentrarsi su quattro punti di vista connessi alle relazioni arte-spazio, due a due nella sfera dell'ambiente interno e dello spazio esterno. Come spazio di contesto en plein air, certamente la città con il suo centro storico, le periferie, i non luoghi e il paesaggio natura. Come spazio di contenimento, il museo, l'esposizione e il luogo di creazione e di vita dell'artista. Ci si deve interrogare su quale ruolo attivo può avere oggi il segno artistico nello spazio. La rivoluzionaria convenzione quadro del Consiglio d'Europa, tenuta a Faro nel 2005, ha rinnovato il concetto di patrimonio culturale, considerato ora, dice l'articolo 2, come un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Svolta dunque alla salvaguardia e valorizzazione anche dell'intangibile, della cultura immateriale, ha orientato ad una vastità di relazioni che includono nel paesaggio anche comportamenti, non solo più quindi site-specific artistico, ma implicazioni site-oriented e site-related.
Non è infatti facile in un mondo liquido dove non esiste più una condivisione di una verità o di un'esperienza uniche, dove si moltiplicano i centri di produzione e i linguaggi, dove si ritorna anche al valore locale, contenere ognuno di questi temi in poche ore di lezione. Daremo dunque qualche cenno, rifletteremo su qualche caso studio emblematico, quale stimolo alla vostra riflessione. E come linee guida e di contestualizzazione per gli approfondimenti di gruppo nella parte laboratoriale del corso. Dunque, alcuni cenni sulle diverse tematiche che affronteremo. L'arte nello spazio urbano pubblico, arte pubblica dunque, è un tema cocente e affascinante e deve esserlo anche per i designer. Efficace mezzo per una riqualificazione non solo del territorio, ma anche della vita relazionale della collettività che lo abita. È quindi un campo molto vasto, con risultati molteplici ed anche una possibile zona di coprogettazione tra arte, architettura, urban design, landscape e interaction design, come fu chiaro quando gli operatori culturali così iniziarono a chiamarsi coloro che come attori attivi, artisti, designer, architetti, critici e curatori iniziarono a lavorare e avviarono progetti condivisi nei centri urbani, da Campo Urbano a Volterra 73, considerati da alcuni come degli assedi, da altri con implicazioni politiche, come invece delle novità espressive. Attraverseremo dal Novecento ad oggi dunque le fasi di sviluppo dal monumento all'intervento integrato nello spazio urbano fino a quello sociale. L'ambizione dell'arte pubblica oggi, infatti, si identifica sempre più nella ricerca di soluzioni adeguate alle istanze di una società sempre più osmotica e complessa, interculturale, superando la concezione monumentale dell'arte. Se l'intervento artistico evolve nel site specifico urbano, si pensi a titolo d'esempio all'opera cerniera tra centro e banlieue d'Annie Caravan a Cherchy-Pontoise a Parigi, al lago e filo di Oldenburg nel cuore della città palpitante, d'altra parte prendono forma iniziative partecipative, effimere o semi-effimere, processi di interpretazione della realtà ai quali possono concorrere anche le nuove tecnologie e i nuovi media come mezzi espressivi artistici nella loro interpretazione degli spazi e degli incontri. Essenziale è la riattivazione sociale attraverso strumenti innovativi e una grande responsabilità per gli artisti e gli operatori nell'affrontare l'intricato reticolo dei rapporti che si articolano nello spazio pubblico. Oggi la vera spinta al cambiamento la portano azioni che non sono ispirate dal consenso, ma piuttosto dalla creazione di una narrazione dal valore di scoperta e rivolta alla riaffermazione di chi vive lo spazio. Riguardo invece al tema del rapporto arte-paesaggio, premesso che nel suo statuto morfologico il paesaggio, qualunque sia, è costituito da sempre, soprattutto nelle stratificazioni storiche della nostra penisola, da forme in consonanza con l'intervento materiale e immateriale dell'uomo, si potrebbe parlare di paesaggi, oltre all'urbano che considereremo a sé, quello naturale, umano, anche immaginario. Pensiamo al monumento a Beniamin di Danny Caravan a Cadiz, al celebre Cretto di Gibellina, all'Omphalon, un'opera di Danius Pörri nel suo giardino di sculture, all'Anfiscultura di Beverly Pepper nella fondamentale raccolta d'arte ambientale di Giuliano Gori a Celle. Le nature del paesaggio dunque possono essere molto diverse e gli artisti cercare sinergie con aspetti paesaggistici vari, per tipi di committenze, convalenze più o meno simboliche, di integrazione con il paesaggio, la sua storia o quella degli esseri umani che lo hanno esperito. La negoziazione dell'artista con il contesto dunque risulta complessa riguardo all'ambiente, il paesaggio, la storia, la componente sociale. Sempre più si diffondono forme artistiche effimere e di coinvolgimento collettivo. Ancora rimandiamo alla Convenzione di Faro, in alcuni paesi ancora in corso di ratificazione.
Sorge in tal senso anche il problema della trasmissione di queste forme effimere e processuali e della conservazione della loro memoria, in senso anche museologico, poiché i musei non possono certo andare a morire. Quanto è possibile rimettere in mostra e in circolazione ciò che resta di queste esperienze? Ecco una domanda che introduce una nuova parte del nostro discorso. Riguardo infatti alla sfera dell'interior, l'arte è protagonista dello spazio del museo, il White Cube e l'arte dunque, questa loro relazione. La stanza del museo è un luogo protetto, quando si oltrepassa la soglia non si è più nella sfera del pubblico involontario, ma si è nello spazio deputato a mostrare l'opera dell'ingegno artistico, sia in senso temporale sia permanente. Si osserveranno dunque durante il corso modalità diverse di interpretazione dello spazio museale da parte degli artisti, prediligendo naturalmente chi genera opere installative e interattive con lo spazio. Si considereranno anche in questo ambito casi esemplari, senza tralasciare le contraddizioni e le difficoltà espressive di certe forme d'arte nello spazio interno, laddove alcune invece trovano la loro ragione di esistere e la loro efficacia. Anche il panorama delle grandi mostre e rassegne internazionali fa parte della fluidità e interculturalità odierna sottoposta a nuovi tempi e mezzi di comunicazione, nuove storie nelle quali lo spazio evocato e reale, immaginario e effimero gioca un ruolo preminente. Pensiamo alla prima esposizione moderna al Chrysler Palace di Londra, la gloriosa esposizione del 1851, quando Paxton per la prima volta generava uno spazio espositivo super moderno, tutto in vetro e ghisa, creando un ambiente estremamente luminoso, una dimensione espositiva totalmente nuova con cui si doveva misurare l'allestimento del contenuto. Le rivoluzioni più significative, in tempi più recenti, si hanno a partire dalla fine della Guerra Fredda, quando con la caduta del muro di Berlino anche in ambito artistico si innesca una euforia liberatoria globale. Rotti i parametri di univocità dei sistemi di riferimento, lo spazio diviene anch'esso uno spazio globale e mostre come Magicien de la Terre al Centre Pompidou, che data proprio a quel fatidico 1989, composta da molte installazioni, inaugura il dialogo tra culture diverse in un'era definita postcoloniale all'interno della cosiddetta globalizzazione. Ed ecco l'ultimo approfondimento che proponiamo, non meno interessante, lo spazio di creazione e di vita, la casa e lo studio e l'atelier dell'artista. Questi luoghi sono sicuramente spazi eloquenti, più di tante altre stanze di vita o dei musei. Pensiamo all'atelier Brancusi o a quello di Giacometti a Parigi, che sono stati ricostruiti e che spesso vengono ospitati in maniera permanente all'interno di musei. L'esempio di Brancusi per mano di Renzo Piano al Centre Pompidou a Parigi è molto celebre, dove nel trasferimento e ricostruzione talvolta si perdono gli originali ed eloquenti parametri di vita, di atmosfera, di incidenza luminosa per il prevalere di stanze museali e dispositivi più o meno invasivi o ricostruttivi. Peraltro le case e gli spazi del fare sono carichi di memoria, sono luoghi eloquenti per dei designer dove si può molto apprendere. I luoghi nei quali l'artista ha trascorso e trascorre momenti fondamentali della sua vita produttiva hanno insito il dono di poter raccontare l'inedito aspetto quotidiano di un personaggio pubblico. È dunque auspicabile porre attenzione a questo patrimonio fatto da ambienti eccezionali, paradigmatiche officine del mago, dall'elevato potenziale comunicativo per questa nostra epoca migratoria in cui la relazione con altre culture può passare anche da un tema sensibile come la pratica e la filosofia dell'abitare. Specie in questi luoghi nei quali l'idea si trasforma in creazione e si manifestano modi di rappresentare con grande qualità e intensità le differenti identità della città, e che riflettono l'evoluzione e la trasformazione della società urbana moderna. Il
corso, infine, prevede una parte laboratoriale nella quale gli studenti in gruppo avranno un coinvolgimento attivo. Secondo i quattro nuclei di indagine saranno proposti temi di approfondimento su cui restituire alla classe un elaborato di idee usando strumenti vari più vicini alle proprie pratiche comunicative, uno storyboard, un elaborato basato sulla narrazione, sul progetto, sul disegno, sulla fotografia o mescolando questi mezzi e questi media, da concordare e portare avanti accompagnati dalla guida del corpo docente durante il corso per una restituzione finale all'intera classe. Grazie.